addirittura profetico sulla situazione italiana che si è venuta a delineare negli ultimi 10 anni. Io direi che lascio subito la parola al professore e alla fine, come al solito, ci sarà spazio per interventi, domande e un po' di dibattito. Sì, non so se il mio libro è profetico, comunque non è stata colpa sua, eh. No, diciamo che io le cose che ho scritto nel libro e che sono relative alla paura come anche come strumento di controllo politico, anche quelle cose le avevo cominciate a dire nei primi anni 90, e non perché sia particolarmente furbo, ma perché mi guardavo intorno. Io sono milanese e vedevo quello che accadeva attorno a me, vedevo come la politica reagiva all'immigrazione, vedevo come in tutti i partiti, anche in quelli che dal punto di vista dei principi e dei valori non erano contro i migranti, ma anche in quelli c'era timore ad esprimere una posizione che si pensava impopolare. Quindi non si parlava di migranti perché si aveva paura di perdere voti. Così di migranti hanno parlato gli altri e hanno preso i voti. Ne hanno parlato ovviamente in un modo che io trovo orribile, ma l'hanno fatto. Quindi la lungimiranza della politica io l'ho verificata appunto nei primi anni 90, dopodiché ho pensato di spiegarmela, tentando di fare un po' di filosofia, ho cercato di spiegarmela, questo tipo di reazione assurda agli esseri umani che da fuori vengono tra di noi, e ne è venuto fuori un libro, non so se vi interessa, ma interessa. Con questo libro ho partecipato a un concorso universitario, poi questo proprio non frega niente, però vi racconto questo aneddoto per spiegarvi in quale clima sono nate quelle idee. E al concorso universitario di filosofia politica mi hanno detto: ah sì, cose interessanti, ma non sono filosofia politica. Cioè la paura, la migrazione, l'uso politico della paura non sarebbe filosofia politica. Questo veniva detto 15 anni fa. Io vi potrei elencare, se me le ricordassi, tutte le occasioni in cui in questi ultimi 2 anni sono stato invitato a parlare di paura. È diventata di moda. Prima non era neanche un titolo sufficiente per fare un concorso universitario, adesso è diventata di moda. Ci siamo accorti finalmente. Ovviamente c'è chi si è accorto ben prima sulla sua pelle, ma questo che si è accorto ben prima sulla sua pelle di solito non aveva voce per dirla sua. Quindi sarebbe stato opportuno che lo dicessimo noi. Chiuso qui il preambolo, cominciamo a parlare di razzismo. E la domanda è: ma che cos'è il razzismo? Allora, la risposta che si può dare è dal punto di vista di chi non è razzista. E allora si dice: beh, il razzismo è l'espulsione di un essere umano sulla base di caratteristiche che possono essere biologiche. Questo è il razzismo classico, tanto per capirci quello hitleriano, nazista, o quello del Ku Klux Klan americano. Voi sapete che 4.000-5.000 aderenti al Ku Klux Klan ci sono anche in Italia recentemente. Quindi il razzismo che io come antirazzista posso definire è l'esclusione di un essere umano sulla base del fatto che ha o una caratteristica biologica diversa dalla mia, o, questa è la versione aggiornata, appartiene a un'etnia diversa dalla mia. Intendiamoci, l'etnia non ha, è una parola che non ha senso. È nata questa parola in circoli progressisti negli anni 70, 60-70, ed era utilizzata per includere gli altri. Allo stesso modo è successo per la razza, creata nell'Ottocento in circoli progressisti e poi utilizzata dai reazionari.
l'una parola e l'altra, razza ed etnia, non significano nulla. Non esistono razze umane per un motivo biologico. Abbiamo come esseri umani una storia troppo breve perché ci potessimo dividere in razze. Siamo tutti della stessa specie, senza distinzioni. Questo è un dato biologico. L'etnia, io non trovo nessuno che riesca a definirmela. E quando mi danno la definizione, io dico, allora anche i professori universitari sono un'etnia. Perché comunque voi vogliate definire l'etnia, è applicabile a qualunque realtà. Quindi, oggi l'etnia ha preso il posto della parola razza. Di razzismo dovremmo smettere di parlare e sostituire questa parola con la parola etnismo o etnicismo, il cui significato è pur sempre quello. Tu sei diverso da me, dunque ti espello, dunque ti perseguito, dunque ti riduco a vittima. Però questa è la definizione che viene data da chi non è razzista. Invece, dal punto di vista del razzista, il quale non ammetterà mai di esserlo, secondo la nota battuta per cui non sono io che sono razzista, sei tu che sei negro. Questa è, come sapete, nessuno mai dirà io sono razzista. Però penserà contemporaneamente, ma certo, io rifiuto te perché tu mi minacci, perché tu mi invadi, perché tu mi fai paura. E questo è un discorso da prendere sul serio. Io non credo che i razzisti etnisti, i molti razzisti o etnisti che vivono e votano nel nostro paese, intendendo non solo Reggio Emilia, ma tutto il nostro paese, non credo che siano tutti in mala fede. Anzi, io direi che l'enorme maggioranza è in buona fede. Davvero hanno paura. Questo non significa che abbiano ragione ad aver paura, però per principio se uno mi dice una cosa io gli credo. Dice ti fanno paura, credo che tu abbia paura. Allora vediamo un po' che cos'è la paura. Per spiegare che cos'è la paura io racconto una storiella, che c'è anche nel mio libro, se lei l'ha letto, sì. Se lo ricorda. Una storiella che viene da un libro di un grande antropologo italiano, si chiamava De Martino, il quale era un giorno verso l'imbrunire, si trovava tra le montagne di Marcellinara, in Calabria, la Calabria Ionica, e lui e i suoi allievi stavano facendo una ricerca, però insomma veniva buio e dovevano tornare in albergo che stava giù a valle. Erano in auto, in macchina, ma avevano perso la strada. Allora sono a Marcellinara, vedono un vecchio contadino e gli domandano, gli chiedono indicazioni. Il contadino non si sa spiegare, parla, erano gli anni 50, quindi parla anche un italiano piuttosto difficoltoso e poi è impaurito, intimidito dagli stranieri. Lo convincono in qualche modo a salire sulla macchina perché li porti fino al bivio di cui parla e poi l'avrebbero portato indietro. Questo sale e dice De Martino, invece di sedersi col viso rivolto verso il finestrino anteriore, verso il parabrezza, si siede in ginocchio guardando verso il finestrino posteriore. E cosa guardava? Guardava il campanile del paese, il campanile di Marcellinara, che man mano che l'auto si allontanava scendeva all'orizzonte, no? E man mano che questo campanile scendeva lui diventava sempre più nervoso, dava in escandescenze, finché proprio non ce la faceva più a stare in macchina. Per fortuna, dice De Martino, eravamo arrivati vicino al bivio. Allora ci fermiamo, appena la macchina è ferma, prima ancora che sia ferma, il vecchio contadino apre lo sportello, si butta giù a rischio della vita dalla macchina e corre affannato verso il campanile di Marcellinara. Questa è la paura. Di che cosa? Di che cosa quest'uomo ha paura?
È difficile trovare una dimensione positiva che gli faccia paura. Ce n'è una negativa. Il campanile scompare. Man mano che il campanile scompare, quest'uomo arriva a quello che possiamo chiamare il confine della sua vita. Fin dove si vede il campanile, lì è Marcellinara. Quando non si vede più, lì non è più Marcellinara, c'è il confine. E di là che cosa c'è? Questo signore non lo sa, perché evidentemente non c'è mai andato. Allora lui ha paura di qualcosa che non conosce. O forse bisogna essere ancora più radicali. Lui ha paura di una assenza, non di qualcosa che non conosce. Se io intravedo, uscendo da qui, supponiamo che esca solo, intravedo una forma minacciosa, che brandisce un coltello, un coltellaccio, io quella cosa non la conosco, ma se ho paura faccio solo bene, e se scappo faccio solo bene, no? Qui invece, nel caso di questo signore, non c'è nessuno che rappresenti una minaccia, c'è, o meglio, non c'è, c'è un'assenza, e mi spiego con un altro esempio. Diciamo che questo signore non vuole andare fuori dai confini. Questo avverbio fuori è molto interessante perché deriva da una parola latina. In latino l'avverbio è foris o foras, secondo che sia moto luogo o stato in luogo. La parola latina da cui derivano questi avverbi è fores, e fores significa porta. Ma siccome i latini erano un popolo preciso, non significa una porta qualunque, significa la porta di casa vista da dentro. Allora, la porta di casa vista da dentro è esattamente quello di cui fa esperienza il vecchio contadino. Non esce da casa, dalla sua domus, Marcellinara è la sua domus, la sua casa, si avvicina alla porta vista da dentro e comincia a perdere, a temer di perdere il senso della sua vita. Non va fuori, non oltrepassa la soglia, il fuori comincia dentro. Ossia, si ha paura di una presunzione di disordine. Si teme una mancanza di ordine. Niente di positivo. Cosa sarebbe successo se questo signore avesse avuto il coraggio o la lungimiranza di aspettare un po'? Facciamo il salto al di là del confine. Avrebbe trovato che al di là del confine era esattamente come di qua. E magari avrebbe notato che al di là del confine c'erano delle cose interessanti, delle cose che potevano arricchire la vita. E magari, tornando indietro, avrebbe potuto raccontare ai suoi compaesani: sapete cosa c'è? Magari domani andiamo là. Ci sono delle cose molto belle, pigliamole, oppure viviamoci. Avrebbe cioè allargato i confini di Marcellinara. Il coraggio di non sottostare alla paura produce arricchimento, sempre arricchimento culturale, spesso anche materiale. Allora, questa è la paura. Se questa è la paura, non è mica una cosa negativa. Non è necessariamente una cosa negativa. Chiunque di noi, quando esce dal suo confine, teme. Il problema non è condannare questo timore. Il problema è domandarsi cosa facciamo di questo timore. Non sto ancora parlando della paura diffusa del nostro paese contro i migranti, Sto parlando di una paura molto più generica, così generica che secondo me descrive la nostra condizione, la condizione di tutti gli esseri umani. Qui non la posso far lunga, ma vi invito a capovolgere quello che di solito si pensa degli esseri umani. Noi pensiamo che gli esseri umani siano il prodotto più alto o della creazione divina o dell'evoluzione naturale, no? Noi eravamo scimmie, siamo diventati uomini. Ecco, vi invito a capovolgere questa impostazione.
noi, provate, non vi dico credeteci, provate a pensare che invece noi siamo stati 5 milioni di anni fa un animale venuto malissimo, che sarebbe dovuto scomparire. Solo che, guarda caso, questo animale nasce in un luogo che in quel tempo era estremamente positivo dal punto di vista del cibo, no? Pieno di frutta, clima perfetto. E quest'uomo, questo animale venuto male, non viene spazzato via dall'evoluzione, ma vivacchia. Poi però la condizione ambientale muta e questo animale sarebbe condannato all'estinzione se non fosse che, per ragioni legate al caso, e qui faccio solo un esempio, il pollice opponibile, che per essere attaccato a un albero è un disastro, il dito più potente non lo possiamo usare per appenderci, che scimmie siamo. Però questo caso, che per noi è debolezza, se usato in maniera diversa diventa per noi un vantaggio, perché si prende un pezzo di legno e lo si dà in testa al proprio nemico. E faccio questo esempio volutamente. Beh, per stringere un pezzo di legno, il dito opponibile è eccezionale, altro che scimmie. Allora noi, un po' per caso, un po' per sopravvivere, passiamo a un'evoluzione che non è più biologica ma è culturale. E cioè, essendo animali senza artigli, carenti di istinti, abbiamo inventato la cultura, i simboli, le parole. Allora, domandiamoci, questo animale che non è in grado di sopravvivere nel mondo naturale, ma sarà pieno di paura, perché? Perché non ha il senso di ciò che fa, mentre un lupo non può aver paura, perché la sua vita è dominata dagli istinti che ordinano il suo mondo, gli consentono di sopravvivere, di mangiare, di riprodursi. Questo gruppo animale che viene prima di noi, da cui noi discendiamo, invece non sa cosa fare. Dobbiamo immaginarlo sempre preda di paura. Mediante quella che io chiamo evoluzione culturale, inventa un mondo diverso da quello naturale, un mondo culturale, un mondo nel quale valgono i significati e non più la materia e i comportamenti, inventa le parole. Allora, andando oltre il suo limite, l'uomo ha scoperto una dimensione che gli ha consentito di diventare più ricco. E cioè, dal niente della paura, dal disordine, l'uomo ha prodotto il tutto del suo mondo culturale. Questo siamo noi. A questo voi arrivate se appunto, per un attimo, abbandonate l'idea comune che noi siamo gli animali, gli esseri addirittura, non ci consideriamo nemmeno animali, gli esseri meglio venuti. Se noi invece pensiamo che siamo i peggio venuti e ci domandiamo come abbiamo fatto arrivare fin qui, l'unica risposta sensata è questa. Perché abbiamo inventato le parole. Le parole sono il risultato della paura. Le parole, i simboli, i significati. Allora la paura non è una cosa negativa. Non è né negativa né positiva. È la nostra condizione. Da questo punto di vista possiamo dire che tutto ciò che è umano, così come noi lo conosciamo oggi, viene dalla paura. Viene il meglio degli uomini e viene il peggio degli uomini. Mi piace dire che da qui viene sia Hitler che Leonardo. Quindi io non nego che la paura abbia un ruolo fondamentale, addirittura fondante, nella nostra umanità, anzi rivendico il ruolo della paura. Se non avessimo avuto paura saremmo scomparsi, saremmo stati inghiottiti dalla natura. Quindi va benissimo la paura, però la si può trasformare in un modo o nell'altro. La metamorfosi, la chiamo metamorfosi della paura, può avvenire nel senso di arricchirci o nel senso di impoverirci. Se di fronte a ciò che temiamo noi ci chiudiamo, quella cosa lì prima o poi ci farà fuori, si prenderà
il sopravvento. Se noi invece ciò che ci spaventa lo trasformiamo in qualche cosa che noi conosciamo, da quella cosa lì verrà un aumento della nostra possibilità di stare al mondo. La politica, che cos'è la politica? Beh, la politica è l'attività fondamentale di questa metamorfosi della paura. C'è un apparato, c'è un gruppo di persone, che il cui compito è di elaborare significati e comportamenti adeguati a sopravvivere alla paura, cioè fare della paura un mondo conosciuto. Quindi la politica, da questo punto di vista, è una grandissima cosa, no? Ci consente di far della paura l'energia del nostro mondo. Qui il discorso io dovrei approfondirlo molto di più, mi fermo qui perché non ci bastano questi, non ci basta questa serata, però mi è sufficiente che voi abbiate intuito che sulla base della paura possiamo fare qualunque cosa e che la politica è legata alla paura e che anche la politica può fare della paura qualunque cosa. Allora diciamo, la politica, che a me piace definire come ideale, la politica come dovrebbe essere, cosa fa? Elabora dei confini, delle regole di comportamento, delle distribuzioni di rischi e di vantaggi, insomma consente a un gruppo umano di sopravvivere nel mondo. E lo fa pensando che la cosa più importante è trasformare la paura in sicurezza, no? La sicurezza, e qui faccio un passo avanti, è davvero il prodotto fondamentale della politica, davvero. Sicurezza che cosa vuol dire? Potrebbe essere: io voglio essere sicuro che oggi mangerò, no? La paura fondamentale è quella di morire e morire di fame. Allora, io voglio essere sicuro che oggi mangerò. La politica fa in modo che, organizzandoci, noi tutti i giorni mangiamo. Ma c'è un'altra paura molto più importante. Io non sono sicuro che mangerò fra un anno. Voi direte: ma come? Non è più importante essere sicuro di mangiare oggi che fra un anno? Non è così. Perché l'uomo è aperto al futuro, è esposto al futuro. E se non sa che ha davanti a sé un periodo di tempo sufficiente a sviluppare il suo progetto, beh, gli si impaurisce. Oggi posso anche saltare il pranzo, ma voglio sapere che fra 6 mesi sicuramente mangerò ancora. La politica fa questo, trasforma la paura in ordine e sicurezza prevedendo il futuro. La dimensione del futuro nella politica è fondamentale. La buona politica lavora per il futuro. La pessima politica, e qui vi potrei fare un esempio, lavora per l'oggi e non di tutti. E anche per il futuro di qualcuno, ma di pochi. Poi c'è la politica, quella meno ideale, più praticata, soprattutto in questo povero paese, ma non solo in questo povero paese, eh? Noi conosciamo il nostro, non conosciamo gli altri. Allora, abbiamo detto, ciò che la politica fa è produrre sicurezza. Voi immaginate che invece di parlare di politica parliamo di un imprenditore. Io sono un imprenditore e produco quelle schifezze che sono i panini di Burki, delle cose orribili che pagherete, io non li mangio, pagherete fra 10 anni con il colesterolo. Vi auguro, qui siamo a Reggio, avete dell'altro da mangiare, il colesterolo è sempre dietro l'angolo, però almeno c'è soddisfazione. Allora, comunque supponiamo che io arrivi a Reggio, dove si mangia benissimo, no? E anche di peso, però produco queste porcate
di cui non si conosce neppure la composizione esatta, che si chiamano hot dog. No? Come faccio a convincere i reggiani, che non sono persone stupide, anzi non avvertiti, che piuttosto che il bollito, abbiamo mangiato questa sera il bollito, è meglio mangiare l'hot dog? Comincerò a dirglielo, riempirò le strade di pubblicità, farò del marketing, come si usa dire, finché, accidenti, tra, anche persino tra i reggiani, nasce il bisogno, la domanda dell'hot dog. E a quel punto lì è fatta. Io produco hot dog, conquisto il mercato. Torniamo indietro, parliamo di politica. Supponete che io sia un politico, un imprenditore politico. No? Allora, che cosa produco? Produco sicurezza. E come faccio a venderla questa sicurezza? C'è una via maestra che consiste in questo. Governo bene. Governare bene non è facile. Complicato, la realtà è testarda, ci sono le crisi, e anche quando non ci sono le crisi i problemi sono molteplici. C'è il rischio che se governo bene, poi mi giudicano. Se tento di governare bene, poi mi giudicano e mi dicono: sì, ce l'hai fatta fin qui, più in là no, proviamo in un altro e vediamo se va più in là. Questa si chiamerebbe concorrenza, la sana concorrenza, però il concorrente rischia di perdere. E allora si fa come si fa con l'hot dog. Si comincia a dire: non ha capito niente il mio concorrente. Il problema vero è non che non abbiate soldi, che a 30 anni non abbiate ancora i soldi per comprarvi la casa, e che quindi non potete avere figli, e che quindi non potete vedere il futuro davanti a voi, non sapete se mangerete fra 30 anni. È chiaro? Non è vero questo. È vero invece che c'è un gruppo di persone che non sono proprio come noi, che vengono da fuori e ci impediscono di essere felici. Voi direte: i migranti. No, no, calma. Prima, in Italia, non sono stati i migranti esterni, sono stati i migranti interni, quelli che anche qui chiamate terroni. È chiaro? Allora, in Italia, un imprenditore politico ha cominciato col dire: noi viviamo nel nord Italia, in un paese felicissimo, pieno di acqua, di fiumi, di ricchezze. Gli avi ci hanno lasciato un patrimonio e lo lasceremo ai figli. Sto dicendo le cose che loro hanno scritto, non sto inventando niente. Solo che ci sono i meridionali, accidenti, che uccidono la nostra lingua, uccidono i nostri interessi economici, ci portano via tutto, compreso le case e le donne. Questo fino a metà degli anni 90. Poi si sono accorti che i meridionali accidenti votano, hanno il diritto di voto, non si può mica scherzare. Allora hanno cominciato a prendersi con quelli che non votano, ma insomma mi sono lasciato prendere la mano. Torniamo un po' indietro. Perché si fa così? Perché se io dico: il problema vero da cui nasce la paura di insicurezza non è l'economia in sé, ma è il guasto che ci viene portato da un gruppo di persone che arrivano minacciose, quando lo ripeto a lungo e convinco la gente, alla fine sono io quello che ti può vendere questo prodotto, gli altri no. Allora, la politica, diciamo quella di più basso livello, ma che è più semplice, non vuole il confronto sulla realtà, sposta il confronto, sposta la paura dalle sue cause reali e la porta sulle cause immaginarie. Voi direte: ma perché la gente ci crede? Se avessi tempo vi dimostrerei che ci crede, perché gli esseri umani sono particolarmente credoli. Noi crediamo a qualunque cosa, l'importante è che ce lo ripetano continuamente. Se volete la bibliografia, vi consiglio il Mein Kampf di Hitler,
ma non per modo di dire, c'è un passaggio preciso, oppure un manuale di pubblicità qualunque, oppure se siete più raffinati, e sicuramente lo siete, vi invito a leggere La Repubblica di Platone. Glaucone e Socrate a un certo punto parlano di questo. Come facciamo a raccontare agli ateniesi che è giusto dividere la città tra filosofi che governano, soldati che la difendono e tutti gli altri che lavorano? C'è la cosa che l'ateniese, mica il Pirte, scusate, non è stupido, esattamente come non è stupido il reggiano, che però si mangia lo dog, no? E come si fa? Si arriva a questa conclusione. Gli raccontiamo una vecchia storia fenicia che consiste in questo: non tutti gli uomini sono stati creati allo stesso modo. Un gruppo è stato creato mischiando fango e ferro o bronzo, e questi sono quelli che lavorano, che producono. Ovviamente gli schiavi e le donne non vengono neanche presi in considerazione perché subumani. Poi un altro gruppo di maschi ateniesi è stato creato mischiando fango e argento, e sono i soldati. Un altro gruppo più ristretto è stato creato mischiando fango e oro, e sono i filosofi, modestamente. No, non si vede, ma ve l'assicuro, e se ve lo ripeto a lungo vi convincete. Domanda Socrate a Glaucone: ho capito che possiamo raccontare questa storia, ma è assurda. E Glaucone risponde: bah, proviamo a ripeterla. Magari gli ateniesi non ci credono, ma i figli dei loro figli ci crederanno. Allora, le storie più assurde si possono far credere semplicemente continuando a raccontarle. Così è successo in Italia. Noi conosciamo il nostro paese, parliamo del nostro paese, ma così succede ovunque. Si comincia a dire: l'uomo nero ti mangia, poi lo si ripete, poi lo si ripete. Poi si va in televisione, e io mi ricordo quando è accaduto. Gad Lerner che intervista Bossi e i suoi a Legnano, da un cinema legnanese, Milano, Italia, e lì esplode la Lega. È stato quel momento in cui la Lega ha raggiunto un volano tale per cui non era relegata ai bar, ma ha parlato a tutti gli italiani. Da allora si è continuato, si è scoperto che in politica la moneta cattiva scaccia quella buona. Voi sapete, no? Se quando la moneta era d'oro o d'argento, uno dava non la moneta nuova, perché la moneta nuova pesava quello che doveva pesare. Invece la moneta vecchia veniva addirittura limata. E quindi se io in tasca una moneta limata, do la moneta limata. La moneta cattiva scaccia quella buona. In politica questo significa che se io mi presento alle elezioni e dico: sapete cosa c'è di nuovo? Che dobbiamo rimboccarci le maniche. Pagare le tasse è bello. Questo idiota poteva anche non dirlo, ma insomma, pagare le tasse è bello. E l'altro dice: ma oh, pagare le tasse è bello, ma è un diritto naturale non pagare le tasse. Chi credete che la gente voti? No? Oppure se dico: non è che dobbiamo ristrutturare il nostro sistema economico con sacrifici un po' per tutti. No, no, dico: basta cacciare via i migranti. Tra l'altro, cacciate via i migranti, il sistema economico crolla, ma questo... Cioè, quando uno pensa alla propria carriera, è capace di fare del male agli altri e a sé. Per puro egoismo dovremmo tenerli i migranti, per puro egoismo, perché ci aiutano a tenere in piedi una struttura produttiva. Comunque, se io mi presento dicendo queste stupidaggini, piglio più voti. Allora, pian piano, ha prevalso questa impostazione. E pian piano si è aggiunto alla parola, da prima isolata, poi meno isolata, di un gruppo politico, di un imprenditore politico, si è aggiunta la parola detta e scritta dai giornali e dalle televisioni. Io la chiamo la macchina della paura. Se voi siete
un giornalista, anche in buona fede, e dovette scegliere tra due notizie. La prima, un albanese si è buttato in mare, ha rischiato la vita e ha salvato una bambina. Mi sembra di ricordare che qualcosa del genere sia accaduto, no? Oppure, un rom ha violentato una donna sulla strada e l'ha ammazzata. Voi, se siete un giornalista anche in buona fede, ma che tenete famiglia, che cosa pubblicate? Ma pubblicate la seconda. Perché? Perché nell'orecchio ci è entrato questo. L'altro, l'uomo nero, è pericoloso. Quindi c'è più audience, come si dice con questo terrificante termine e questa terrificante pratica che ci sta distruggendo le anime e i cervelli. C'è più audience. Quindi io magari non sono mica razzista, però voglio far carriera. Voglio avere più audience. Questa è la macchina della paura, innescata da interessi politici, poi va da sola. È della somma delle notizie e delle parole che producono paura. La paura produce la macchina della paura, la quale macchina produce di nuovo la paura. Si autoalimenta fino a che noi non abbiamo altro che le parole della macchina della paura. Tutto ciò che noi diciamo in pubblico è monopolizzato dal linguaggio prodotto in questo modo. E c'è questo fatto che i filosofi sanno, ma non solo i filosofi. Il pensiero è parola. Noi pensiamo solo per parole. Provate a pensare senza parole. È impossibile. È banale, è ovvia come osservazione, ma quanto spesso non la si fa. Allora, se i giornali e le televisioni continuamente ci impongono queste parole, noi parleremo queste parole, penseremo questi pensieri. Non ci sarà più via d'uscita. Non ci sarà né per le vittime che subiscono queste parole, ma neanche per noi e neanche per i partiti politici che pure non condividerebbero quei principi. Da un lato non possono entrare in concorrenza elettorale contro la macchina vincente, dall'altro addirittura nelle teste dei dirigenti e degli iscritti queste parole entrano e fanno devastazione. Un esempio semplicissimo: per 20 anni io ho letto sui giornali e ho sentito dalle bocche dei politici l'espressione questione immigrazione. Voi dite, ma non era una questione, ma non era una questione. Io avrei detto risorsa immigrazione. Altre parole, altro pensiero. Tutti hanno sempre usato, anche i partiti dello schieramento opposto a quello dei razzisti espliciti, hanno usato sempre quest'altra espressione. Questione immigrazione. Basta, è fatta, è finita. Qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso. Domanda. A questo punto spero di sbagliare, che non è finita ancora. Per fortuna la vita è piena di fantasia, il tempo è galantuomo. Col tempo, mi diceva la mia mamma, maturano le nespole e marciscono anche e vengono buttate. Quindi non occorre essere pessimisti fino in fondo. D'altra parte questa sala piena questa sera dimostra che possiamo forse tentare di farcela. Ma la domanda è, ma perché la paura viene orientata proprio verso i migranti? Verso i migranti e verso gruppi particolari, a parte gli ebrei in Europa e in America, o i neri in America, che sono categorie tradizionali di vittime. In Italia, oltre ai migranti, c'è una categoria di vittime altrettanto tradizionale degli ebrei e dei neri in America, che sono i Rom, i Sinti e tutte le altre
classificazioni dei cosiddetti zingari, i quali molto spesso non sono mica migranti, sono italiani. I Rom, moltissimi Rom e Sinti, sono italiani dal XV secolo, cioè da quasi 600 anni. La mia famiglia è italiana dal 1748, perché è di origine spagnola. Io sono molto meno italiano di moltissimi Rom. Eppure, anche contro i Rom, perché? Perché anche loro hanno una caratteristica, diciamo, minoritaria. Si spostano, non è vero che non si spostano più, ma una volta si spostavano, parlano una lingua diversa e così via. Allora domandiamoci perché contro questi qua è possibile riversare la paura. Si prende la paura là dove nasce davvero, nelle difficoltà della vita, e la si scaglia contro questi qua. Perché lo si riesce a fare? Consentitemi di essere ancora un po' complicato. La prima risposta è perché sono differenti o perché sono diversi. Vi invito a distinguere tra questi due aggettivi: differenti e diversi. Faccio una domanda personale. Lei quanto è alto? 1,85. Ecco, beato. Io 1,67. Però non porto i tacchi. Sono meno insicuro di me. Allora, siamo differenti. Oh. Ma perché possiamo dire che siamo differenti? No, sto interrogando, eh. Perché possiamo dire? Beh, perché siamo due cose diverse, non abbiamo un paragone. Non l'abbiamo un paragone? No, cioè... No, no, l'abbiamo. Nonostante, mi spiace per lei, ma l'abbiamo. Nel senso, per lei che è costretto a paragonarsi a me, si chiama metro e sta a Parigi, è fatto di platino perché non si sposti, perché non si deformi. Allora io e lui implicitamente accettiamo quel metro comune, si chiama principio generale di eguaglianza, chiamiamolo principio generale di eguaglianza. Io riconosco a lui il diritto di riferirsi al metro, lui, bontà sua, riconosce a me il diritto di riferirmi al metro. Quindi siamo uguali. È vero? In questo riconoscimento siamo uguali. Poiché siamo uguali in questo senso, poi applichiamo il metro e ci scopriamo differenti. Io non me la prendo mica se sono 1,67, lui 1,85. Non me la prendo. Né lui mi disistima, spero. Spero. Ognuno è differente, e qui adesso mi piglio la rivincita. Io insegno all'università, lui studia all'università. Ciò che ci accomuna è l'università, studente e professore. Cioè, io preferirei il contrario, perché vorrebbe dire che avrei 40 anni di meno. Vabbè, prendiamo invece un essere che viene da Marte, diciamo entità gassosa, no? Lo si può paragonare al metro? No. Non gli riconosco il diritto di riferirsi al metro. Quindi non siamo uguali. Quindi siamo diversi. Diverso è chi non abbia il diritto di misurarsi insieme con me a un principio generale di eguaglianza. Allora, arriva il migrante e io gli nego il diritto di commisurarsi con me a un principio generale di eguaglianza che è essere umano. Diritti umani. Dico, no, tu sei l'uomo nero. Tu appartieni o a una biologia inferiore o a un'etnia barbarica, quindi non ti commisuri con me, tu sei diverso, quindi tu non sei uguale. Ma se non sei uguale, non puoi differenziarti da me, seguitemi,
tu sei confondibile con me. Io mi confondo con questa massa gassosa, non so bene da che parte prenderla, chi è questo che viene da fuori. Io lo ho in sospetto, perché siccome non posso commisurarlo a me, ho l'impressione che voglia essere quello che sono io, che possa essere quello che sono io. Allora, il diverso è il non uguale, ma è contemporaneamente il troppo simile, l'indifferenziato. Ve lo traduco subito in linguaggio corrente. Dirò, vuole il mio lavoro, vuole la mia donna, vuole la mia casa. Mentre di lui lo so che non vuole il mio lavoro, la mia casa, spero neanche la mia donna, qui bisogna andare un po' più cauti sempre, ma insomma, perché noi ci siamo riconosciuti, ma se non ci siamo riconosciuti con l'altro, io sospetto che voglia essere me. Questa cosa, se vi interessa, la potete leggere in tutti i libri di un grandissimo pensatore vivente che si chiama René Girard. Tutto questo sfocia nel fatto che a un certo punto io prendo l'altro e lo faccio fuori. Lo levo di mezzo, così non è più quello che minaccia di essere me. No? Non c'è più questa entità gassosa. E io finalmente dormo tranquillo. Ma ripeto, la mia paura deriva dal fatto che ci somigliamo troppo. Non che siamo differenti. Siamo diversi e dunque simili. Non so se sono troppo complicato, Basta pensarci un po'. Se io non so chi tu sia, posso immaginare che tu sia qualunque cosa. E soprattutto temo che tu sia me. Anche perché io in te, che non sei commisurato a niente, vedo una possibilità di vita eccezionale. Ma guarda un po', questo, chiedo scusa ai migranti presenti in sala, questo non lavora e mangia. Non è vero che non lavora, e se non lavora non mangia. Però io immagino che lui non lavori e mangi. Perché? Ma perché io vorrei mangiare senza lavorare. E siccome siamo terribilmente simili, lo voglio fare io, non lo devi fare tu. Mi sento in colpa per questo discorso. E allora, una volta di più, dirò che questa colpa non è mia ma è sua. E gli darò addosso. Questo è abbastanza normale, non c'è bisogno di insegnarcelo tutto questo. Tutti gli uomini e tutte le donne, non scampate neanche voi, tendono a fare queste cose in tutte le culture, non solo nella cultura europea, tutte, sempre. Allora, se la politica è una buona politica, cerca di mettere ordine in tutto questo, no? Se invece la politica è una pessima politica, usa tutto questo. L'altro, diverso e confuso con noi, è l'ottima occasione per scaricargli addosso tutta la paura e tutte le colpe. Ecco perché i migranti sono vittime già pronte, sono già qui, sono tra di noi. Qualcuno l'avrebbe inventati se non ci fossero stati, perché sono una via d'uscita comodissima dalle difficoltà della vita. E sono una via d'uscita facilissima per chi voglia costruire carriere politiche. Questi io li chiamo semplificatori. I semplificatori sono coloro che prendono la complessità della nostra vita e la riducono a un giochino tipo la colpa è sua. Il semplificatore, ovviamente, come dicevo prima, ha più audience rispetto a colui che invece affronta le cose così come devono essere affrontate. Tutto questo avviene, e qui concludo, perché da 20 anni, tutto questo può avvenire tranquillamente, perché da 20 anni le parole che noi pensiamo e parliamo sono quelle della macchina della paura. Le parole politiche, i principi, i valori, gli scopi, le strategie, le tattiche, sono quelle della macchina della paura. Se vogliamo uscirne, spero che voi vogliate uscirne, io per me voglio uscirne, c'è da fare una cosa fondamentalmente, cambiare le parole.
cambiare con le parole i nostri pensieri, cambiare con le parole i valori su cui vengono costruiti i partiti, smettere di essere succubi del linguaggio di coloro che hanno inventato la macchina della paura e se ne servono per vincere le elezioni. Non pensare che la concorrenza con chi vende l'hamburger, se io invece produco bolliti, sia quella di magnificare l'hamburger. Bisognerebbe tornare a magnificare i bolliti. Ho finito. Beh, direi che possiamo cominciare subito con le domande. Se o gli insulti. Se c'è qualcuno... Gli insulti ben educati, chiedere. Però. Allora, alcune considerazioni e domande. Allora, parto dalle ultime cose che ha detto. Io premetto che sono tutto tranne che un berlusconiano, e anche neanche un fignano, eccetera. Anche perché c'è un limite alla decenza. Però mi sembra che quello che lei dice si possa, per alcuni versi, così, riferire anche a quello che fa il centro-sinistra. Adesso poi, appunto, no? Perché... Insomma, il meccanismo del capo espiatorio che lei in un qualche modo ha citato, no? Citando René Girard, insomma, mi sembra che possa, senza voler parlare appunto bene di Berlusconi, insomma, mi sembra che si possa dire qualcosa anche riguardo ai meccanismi del centro-sinistra, ecco, che a volte quello che poi penso che Bersani abbia forse posto un pochettino la questione, che quello che un pochettino sembra che tenga unito è il capo espiatorio Berlusconi. No, però così, perché quindi questo mi sembra che... Poi una cosa che un po' non ho capito è questa cosa qui, che a me sembra che lei quando è partito nel descrivere un po' la genesi dell'uomo, dell'umanità, mi sembra che in un qualche modo abbia fatto un'apologia della paura. E il problema appunto è che poi, riferendosi alla situazione attuale, lui dice che invece bisogna sconfiggere la macchina della paura. Quindi questo sono cose che un pochettino faccio fatica a tenere insieme, insomma, no? Perché mi è sembrato di capire che la paura, in un qualche modo, o per lo sconfiggere la paura, ha prodotto quegli adattamenti, quelle cose, insomma, quelle evoluzioni tali per cui, insomma, questo animale che è venuto male o che era meno dotato degli altri, che siamo noi, e poi dopo si è diventati, abbiamo messo in atto delle cose che hanno fatto sì che diventassimo poi quello che siamo diventati. Quindi questo pochettino, però appunto, allora perché questa cosa qui non vale neanche, cioè non vale oggi, insomma, no? Se questa, ripeto, io non sono d'accordo con lei sul fatto che il meccanismo della paura non porta a nessuna, cioè, o comunque non è detto che porti a soluzioni ottimali, ecco, perché poi la paura genera ansia. Io lavoro con dei tossicodipendenti e abbiamo, insomma, quando ci facciamo prendere un pochettino dall'ansia, solitamente le soluzioni non sono le migliori, insomma, che nei confronti dei ragazzi, insomma, piuttosto che invece quando abbiamo un po' una visione lucida. Poi per quanto riguarda alcune situazioni dei Rom, ecco, io ho un amico caro che è un prete, che va, credo che si possa dire che non è Don Ranza, per chi ha Reggio, insomma, che uno è un amico di Berlusconi, insomma, però che si chiama Don Daniele Simonazzi, che mi sembra che sia tutto tranne che uno che sia, mi sembra che sia un amico davvero dei poveri, insomma, no? Che vive un... E lui dice che quando, e lui, siccome è cappellano anche degli zingari, lui dice che di fronte a quelli che dicono che gli zingari sono bravi, sono buoni, non sono così male come il codice, a volte andandoci dentro, conoscendoli, sono peggio di quello che si pensava. Ecco, allora questo mi sembra che sia... Questo non voglio dire... Io ogni tanto ci sono andato anch'io dentro i campi nomadi, quindi... però mi sembra che nel dire le cose bisogna anche, insomma,
distinguere, poi insomma bisogna anche stare un po' sulla realtà, a volte un pochettino mi sembra che un po' facciamo queste grandi costruzioni ideali, poi dopo, per cui poi dopo nei confronti degli zingari bisogna credo che agire non perché sono semplicemente sono bravi, sono buoni, ma perché bisogna poi trovare delle motivazioni dentro di noi, per cui insomma, per cui no, quindi io non so se insomma, ho buttato lì alcune considerazioni. Sono tre fondamentali, posso... Questo. Sono tre e due grosse. La prima non è tanto grossa, perché più che di capo espiatorio parlerei, se mi colloco all'interno della lotta politica dentro lo schieramento di centrosinistra, posso immaginare che Berlusconi sia un nemico comodo, non un capo espiatorio, no? Comodo perché in questo modo si ingaggiano i propri seguaci e si evita di affrontare, quindi non un capo espiatorio. D'altra parte Berlusconi ha come nemico il comunista e più spariscono i comunisti più lui li vede, quindi è un fenomeno anche di allucinazione che fa sospettare che abbia una malattia di tipo irrorazione sanguigna. E potrei essere più specifico, ma non lo sarò. Ma queste sono, diciamo così, facilissime, no? Che appartengono più al pettegolezzo politico che alle cose serie. Le altre due questioni invece sono toste. Cominciamo dalla paura. Lei giustamente dice, ma come? Una volta la paura era una cosa positiva, adesso non lo è più. Sono stato frainteso. E la stampa comunista che ha modificato il mio pensiero. Io non ho detto una cosa così. Ho detto, tutto ciò che è umano, il peggio e il meglio, viene dalla paura. Cioè viene dalla nostra necessità di trasformare l'insicurezza ontologica, scusate questo termine, in sicurezza. Tutti i giorni noi trasformiamo la paura in ordine, da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a dormire la notte e anche durante la notte. C'è chi lo fa con un segno di croce e con delle preghiere, c'è chi lo fa facendosi la barba, c'è chi lo fa scendendo col piede giusto dal letto. Noi siamo animali insicuri sempre e tutto il giorno, tutta la nostra vita, la passiamo a trasformare la paura in ordine, in questo aiutati dalle istituzioni, dalle leggi, dalle norme, dalle abitudini, no? Dai riti. Per fortuna abbiamo questa paura, perché così ci mettiamo in cammino. Quindi da questo punto di vista è sempre positiva. È un valore. O meglio, è la fonte dell'energia, è l'energia, è il petrolio, è il nostro petrolio, o meglio, è la nostra energia solare che è meno inquinante. Però con l'energia si può fare qualunque cosa. Si può costruire una splendida piazza rinascimentale o la bomba atomica. Nel caso... Qui tutto questo vale sempre, eh? Non è che una volta che noi abbiamo raggiunto la civiltà siamo tranquilli, no, la civiltà può sprofondare perché è artificio. La seconda paura di cui ho parlato è un uso strumentale della prima paura, cioè si prendono paure vere, e io faccio l'esempio della paura economica, è vera. La paura economica, cioè la sensazione che l'economia possa portarmi alla rovina, è una fortuna se io mi do da fare perché l'economia funzioni. Ma diventa una sfortuna se io comincio a dire non è mica l'economia l'origine della paura, ma è l'uomo nero. Questa seconda paura è disastrosa, perché invece di aprirci verso soluzioni, ci chiude. Sempre di più. Ci chiude anche come gruppo umano. Quando una metropoli è grande, se volete, io sono milanese, quando Milano era grande,
quando tutti potevano andare a lavorarci. E la città non aveva paura, aveva altre paure. Essere milanese, diceva un grande immigrato che ha lavorato al Corriere, di questo momento non mi ricordo il nome, ma mi verrà in mente, era di Sorrento questo, essere milanese significa lavorare a Milano. Allora, la metropoli è tale perché è continuamente messa in movimento da paure vere che si trasformano e diventano ricchezza. Quando Milano diventa un piccolo paese, quando comincia a dire chiudiamoci, cerchiamo le radici, l'identità, non ci sono più energie, non c'è più motivo di inventare. Il disastro, prima che economico, è culturale. Questa seconda paura per me è un disastro. Sono stato chiaro? L'altra questione me la sono dimenticata. Oh. Non ho mai, anche qui sono stato frainteso dalla stampa comunista. Non ho mai detto che i rom sono buoni. Se volete la mia opinione, siamo tutti cattivi allo stesso modo, tutti. In ogni gruppo ci sono i delinquenti e ci sono gli angeli, e anche gli angeli sono, a conoscerli bene, possono essere dei demoni, no? Il problema con i gruppi perseguitati non è che davvero tra di loro ci siano o non ci siano dei criminali, ma è che ognuno di loro viene considerato criminale perché appartiene a quel gruppo. Sono chiaro? Sicuramente ci sono dei rom che rubano. Vogliamo dire il 10%, il 99% non è così, perché i rom che voi vedete sono quelli riconoscibili. Quanti rom ci sono che voi non sapete nemmeno che sono rom? Io li ho frequentati. Allora, diciamo, i poveri, tra i rom poveri, una buona, ammetto, non so quanti, una buona percentuale ruba. 10, 15, il 99%, il 99,99%. Ma perché devo dire tutti? Oggi, me l'hanno detto, non sono informato direttamente, me l'hanno